Buongiorno a tutti. Oggi un video breve, ma ne vale la pena. Oggi realizzeremo il pesto alla genovese raccogliendo il basilico dal mio orto in cassetta. Andiamo a raccoglierlo. Ecco la cassetta in questione. Troviamo chiaramente il basilico, la foresta di basilico, con le nostre melanzane nascoste e le nostre cipolle. Questo esperimento sta andando, devo dire, sta dando ottime soddisfazioni. Ma oggi concentriamoci sul basilico, quindi andrò a cimare gran parte di questo basilico per realizzare il pesto. Visto i potenti mezzi che ho, stacco il video, vi faccio vedere semplicemente una pianta soltanto come viene tagliata. Quindi evitiamo di cimarle troppo il basilico, così facciamo ripartire, faccio vedere, facciamo ripartire le piantine più piccoline. Quindi andiamo a prendere la parte superiore, lasciando qualche fogliolina di sotto, in maniera tale che possa continuare ad avere vita e quindi eventualmente a farne un altro pesto. Inizio a raccogliere il basilico. Tagliato il basilico, vedete, abbiamo lasciato i piccoli getti da cui ripartirà nuovamente. Il bello del basilico è proprio questo. Scusate, c'è Tiger, c'è il nostro amichetto che ci guarda l'orto. Ciao Pepe. E questo è il nostro basilico che abbiamo raccolto. Dovrebbero essere a occhio e croce, secondo me, un 100 grammi. Io realizzo un vasetto di pesto dove credo, se non ricordo male, vado a memoria, mi serviranno 80 grammi di foglie di basilico.